Le polemiche di Samp Lazio sono serie perché non sono nate neanche da sia le storie della Samp Vabbè, ma sia quali da polemiche? polemiche Tu stavano arbitrali. fuori gioco e se segnava io davano il gol, quindi voglio dire, quali No, polemiche? quindi a maggior ragione mancavano soltanto questi punti in 2 mesi. E la Lazio, se non li fa, è giusto che non vada in E Champions League, ma un'occasione del genere non si certo, capita più. giusto, hai ragione. È giusto che non vada in Champions League proprio perché, non, come dici te, Ma non ha fatto. La cosa che però io vorrei capire, Marco, perdonami, però. Come io capisco, per carità, quest'anno la Lazio doveva arrivare ottava, se arriva anche quarta, io dico per una società va anche bene, perché tutti hanno tutti detto che arrivi ottava, arrivi quarta o terza e va bene. Però io dico questo, l'allenatore probabilmente ancora ha bisogno di esperienza, perché questi tre giocatori che io prima ti ho nominato, beh, insomma, non è che io ho avuto bisogno di vederli in allenamento. Io l'ho visti mercoledì, l'ho visti domenica a Genova e Klose, che non scuce più un pallone e che non vede più la porta, ragazzi, si è visto ormai da qualche settimana. Perché non buttare subito Georgievic nella mischia? Fin Questa cosa vorrei dall'inizio. chiedere anch'io, infatti, a Marco. Altra, terza cosa, seconda cosa, tu lo sai quanto io sono perché Lulic possa giocare terzino, ma Lulic terzino può giocare esclusivamente se tu gli fai fare la preparazione da terzino. E proprio in questa partita, quando giustamente Garcia non fa errori, per me non fa nulla di eccezionale, è un allenatore comune, Bravo. l'allenatore da terzo, quarto, quinto posto in Italia, niente più, un semplice allenatore, non è un fenomeno, però loro hanno cacciato probabilmente il più grande allenatore che ci hanno avuto, cioè Luis Enrique, però sono problemi della Roma, a me non mi interessa. Ecco, come si fa a mettere Lulic dalla parte di Florenzi? Punto interrogativo. E sapendo che Lulic non sa fare il terzino e tu lo devi abituare. Altra cosa, come si fa a far giocare Mauri? Io questo non riesco a capire. Con quel ragazzo in panchina, con Cataldi in panchina. Dai, su, veramente, io non concepisco queste cose. Sinceramente, non le ho concepite. Io appena ho visto la formazione, dopo i primi 10 minuti che la Lazio ha fatto il grande errore di non segnare perché ha avuto la grande occasione, la Lazio si è spenta. La Roma non ha avuto la forza, non ha voluto perché gli andava bene anche il pareggio. Si è messa lì, l'ha Bravo. aspettata. Ma io oggi ho visto per la prima volta, probabilmente dai tempi di Reja, giocare a carcioni, come si dice a Roma. De Vrij, Gentiletti, lo stesso Lulic, Possiamo dire una più cosa? volte a cercare il lancio lungo, cosa che la Lazio non l'ha mai fatto. E allora io penso che questo, Marco, sia responsabilità solo dell'allenatore. Vai, se devi dire una cosa. No. Aspetta, No, aspetta, mo' ti perché rispondo. Max ha toccato vari punti. Infatti, io mi ricordo che all'ultima venerdì abbiamo parlato di Mauri durante la trasmissione, durante Club de Football. E quindi la prima domanda che volevo fare a Marco è questa: è stato secondo te un errore lasciare in panchina dopo due ottime partite Cataldi per ritirare fuori Mauri? E la seconda domanda: Gentiletti è stato incensato anche giustamente tutta la settimana. Vedi, ce l'avessimo avuto tutto l'anno, oggi una statua de Beh, sale. però non c'era di meglio su quello, No, è come il no, discorso della Roma, no, no, se, però per cioè, dire c'era di oggi meglio. Gentiletti Meglio, ha sì, sofferto però parecchio. se c'era, pensa tu se c'era, io dico se c'era Siani sarebbe stato peggio. Ah no, beh, Quindi sai, lì non è. finiva in 10 la Lazio con Ma Siani, probabilmente avrebbe ma preso il se gol c'era. prima, non lo so, Allora, però. quindi le due domande sono queste: se anche tu hai visto malino Gentiletti, e se secondo te è stato un errore tenere fuori Cataldi? Allora, no, guarda, dal punto. Oddio, abbiamo toccato tantissimi argomenti. Cerco di ricordarmene il più possibile, di cercare di fare un'analisi più corretta, quella che si avvicina più al mio pensiero. Allora,
Secondo me il mister doveva comunque rischierare la squadra che secondo me in larghi tratti ha fatto bene all'andata, quindi con il modulo, con Biglia però davanti alla difesa, versione che Andrea Velati e Mauri a ridosso di Klose, perché era il modulo che comunque ha messo più in difficoltà la Roma sia nella partita di andata sia nell'arco della stagione con le varie squadre che poi l'abbiano affrontato. Il discorso di Dulcic è semplice: Radu non era in forma, Brafaid non è in un grande momento in quel ruolo, ci sono tantissime carenze per la Lazio. Io mi domando soltanto, ok, iniziare con Lulic in quel ruolo, però cambiarlo dopo soltanto per la paura che sia stato già ammonito e quindi possa essere continuamente... No, non esiste. Soltanto per la paura di guarda, guarda che Rizzoli per me non era da espulsione, molto tanti romanisti urlano all'espulsione. No, però guarda che fa un fallo. Io pure avrei gridato lo scan. Guarda che fa un fallo il secondo tempo. Marco fa un fallo il secondo tempo. Non ricordo su chi, che forse lì è stato bravo Rizzoli a non rovinare la partita, c'era qualche estremo di ammonizione, allora lì ha fatto bene a toglierlo, cioè Lulic non è mai entrato in partita, ha sempre sofferto, ha fatto dei falli anche rischiosi. Tu hai detto una cosa, Brafaid non è in un momento, ma perché io penso che sarebbe stato forse meglio di Lulic. Tutti ce la prendono con Cavanda sappiamo chi è, però è entrato, però ragazzi Cavanda è entrato, ha giocato con noi Cavanda. Sì, però Cavanda è entrato a partita cominciata, forse magari se si faceva giocare dall'inizio, io non so, oppure giocare Brafaid. Posso dire la mia? Dire la mia? Perdonatemi, il problema della Lazio oggi che comunque si è improntati in una partita secondo me in una maniera sbagliata, nel senso che la Lazio comunque non vorrei mostrare al derby e a tutta Italia che gli bastasse un pareggio per approdare all'obiettivo principale, quindi se l'ha voluta giocare fino in fondo e secondo me quello è stato l'errore più grossolano. Però a lungo andare, anche in partita in corso, secondo me comunque c'erano modi e maniera per rimettere la partita a proprio vantaggio, e i cambi per me sono stati tutto sommato sbagliati, perché ripeto, non vuoi lasciare Lulic in quella parte di campo, puoi benissimo togliere un giocatore secondo me in quel momento inesistente. Ora è facile dirlo, Anderson, Klose, Mauri. Mauri, con tutto che ha giocato male, ha comunque dato quell'equilibrio che soltanto chi vede la Lazio da inizio stagione fino ad ora capisce e sa di cosa voglio parlare. Quindi bastava spostare Lulic 10 metri avanti e mettere in quel momento anche un Brafaid fuori forma, un Cavanda, per dargli comunque un pizzico un po' di copertura. Ma il problema vero della Lazio era che comunque quando c'era da ripartire, da offendere, da aggredire la Roma, mancava di lucidità e di brillantezza, che non è, per me non sempre era dipeso da un discorso fisico, era dipeso da un discorso di lucidità mentale e da lucidità proprio del momento che si sta vivendo qui a Roma. Quindi io mi arrabbio molto di più perché il mister non capisce che di Cristiano Ronaldo o di Messi ce ne sono soltanto due, e che se un giocatore gli si viene concesso 75 minuti di dare libero spazio alle proprie armi e non se ne dà il beneficio, non è un'eresia poi sostituirlo. Non si vuole sostituire in quel momento Felipe Anderson. Io dal punto di vista mio personale, Mauri in quel momento non l'avrei mai tolto, ma non perché Mauri mi stesse dando qualcosa, ripeto, perché Mauri in quel momento dà un determinato equilibrio alla squadra. Io in quel momento paradossalmente levo Klose, che il gol di Djordjevic è solo merito di Klose, ma io in quel momento levo Klose, metto non più in mezzo al campo, in quel momento metto Cataldi, perché secondo me è l'uomo che comunque in questo momento nella Lazio gestisce meglio il palleggio, capisce meglio le situazioni di gioco e dà quella brillantezza in più alla squadra.
e cerco di giocarmela così per non per arrivare al pari, perché io mi devo accontentare del pari, perché arrivare a un certo punto, quando vedo che le mie armi migliori non mi permettono di vincere la partita, devo ricordarmi che l'obiettivo principale era arrivare in centro, tutto qua. Bravo, con questo sono d'accordo. Ma Cataldi secondo me la formazione iniziale ci può stare, magari anche dopo 45 minuti io metto Cataldi, ma non so se togliere Anderson o chissà altro. Certo, Mauri per me rimane difficile sostituirlo, però devo mettere Cataldi, perché lì si tratta di comunque trattenere determinati equilibri all'interno della squadra, che il mister secondo me, per la foga di voler dimostrare qualcosa a qualcuno o di vincere la partita, non ha saputo gestire. Tutto qua, ci può stare, però ripeto, sono tre match point e una sbaglia di già due. E non l'ho capito, scusa. E ripeto, secondo me mister ha avuto già su tre match point due e una sbaglia di due. Eh beh sì, certo, questo è fuori ombra di dubbio. Senti, che passiamo a domenica, bisogna guardare avanti, adesso come ci arriva? Al Napoli gli viene data l'ennesima possibilità di entrare in Champions, qualche tifoso napoletano ci ha detto che stanno peggio dell'Elce. Dell'Elce? Dell'Elce e dell'Elce, messi insieme. Guarda, io ti dico la verità, io... ho diversi rapporti con tifosi e con anche giornalisti napoletani, e spero con tutto il cuore di riuscire a creare qualche collegamento per l'appuntamento di mercoledì con Napoli. E Napoli è una situazione che è paradossale, nel senso che per loro la stagione è finita da mesi. Secondo me neanche Di Nipro avrebbe salvato la situazione, neanche se fossero arrivati nei finali di Europa League avrebbero salvato la loro stagione. Però ci troviamo in un campo dove storicamente alla Lazio non gli è stato mai regalato nulla, tipo dire o pensare quello che vogliono tutti quanti, però io non essendoci stato, sono cresciuto col di Damiani, con Napoli-Lazio del 73, con gli spareggi di Campobasso, dove comunque i tifosi del Napoli senza il minimo interesse ci sono venuti a recare disturbo per noi che ci stavamo giocando la sopravvivenza. Quindi storicamente Napoli a noi non ci ha mai regalato nulla, però adesso ci siamo in una situazione dove la partita è la partita della vita, perché l'abbiamo voluta noi, l'ha voluta la nostra squadra, nonostante mille difficoltà, nonostante abbiamo dato tanto a questa stagione. Però se fossimo stati un pochino più attenti in precedenza, questa sarebbe stata una passeggiata di salute. Però c'ho tanta paura, ma no, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio scaramantico e della situazione, perché se devo analizzare il Napoli come squadra, cioè quello visto contro la Juventus, il Napoli non mi può assolutamente mettere paura, perché poi ci sono determinati tasselli, determinati giocatori che comunque stanno con la testa altrove, ci sono situazioni di confusione all'interno dello spogliatoio della squadra partenopea che veramente sono paradossali, e secondo me sono molto similari alla situazione della Roma prima di oggi pomeriggio del derby delle 6. Quindi non ti so spiegare che partita ci possa essere, non posso chiedere alla Lazio chissà cosa, perché comunque ancora una volta ho visto la squadra per aggrapparsi alle giocate di Candreva, alla regia di Biglia e alla solidità difensiva di De Vrij, che per carità di Dio Devrai non mi ha dato dimostrazione di difficoltà o di mollare la presa, o Candreva di mollare l'attenzione, però già Biglia oggi era non ce la faceva Biglia, non ce la facevano tanti dell'organico di Mister Pioli. Quindi
non sono così fiducioso. Se dovessi dare una percentuale, io vedrei una Lazio al 40%, un Napoli al 60%. Però la situazione che vive il Napoli in questo momento.